E bentornati a Braccioni in questo nuovo episodio su Ghost Recon Breakpoint. Buona domenica a tutti, siamo qui in questo nuovo episodio dove inizieremo il capitolo 2 di questa straordinaria avventura, ma inizieremo da un tasto un pochino dolente, cioè andremo a parlare con Holt, a controllare la situazione di Holt, in che condizioni versa. E lui si trova all'infermeria ed eccolo qui, guardate in che condizioni si ritrova, è tutto sfacellato, smaciullato dopo l'attacco che abbiamo subito all'inizio del nostro videogioco, di questa storia. Quindi andiamo a parlare con lui, vediamo come si apre questo capitolo 2. Come va? Bene, ma devo farti vedere una cosa. Lì. Sul tavolo. Lo riconosci? Sì, è Victor Cost, ex servizi segreti. Io dico che è qui per conto della CIA. Beh, se è una talpa, forse potrebbe aiutarci. Da quello che so, si trova da qualche parte vicino a Channels. Potresti iniziare a cercare lì. Ok, vedrò cosa riesco a scoprire. Hai fatto un bel lavoro. Felice di aiutare, anche se sono ridotto così. Ok, abbiamo già i primi indizi. Stato profondo, avventura 2. Avventura episodio 2. Gioca ora gratuitamente alla prima missione. Che vuol dire? Boh, non lo so. Vabbè, abbiamo già i primi indizi. Dobbiamo andare a trovare Victor Cost, che è nella provincia di Channels, dove c'è già il nostro puntatore. Ok, qui c'è il bivacco, quindi siamo vicinissimi. Partiamo subito per questa missione, allora. Bene, ora col nostro elicottero, che ormai è diventato un'estensione del nostro corpo, andiamo a trovare Victor Cost sulla costa. Ok, dopo questa potete anche chiudere il video. Era abbastanza squallida. Ok, dobbiamo trovarlo. Secondo voi, dove si potrebbe trovare? Non lo so, però io intanto inizierei ad atterrare. Prima di tutto. Ok, perfetto. Attenzione. Fatto, uno. Grazie, bella. Ok, li ho uccisi tutti con... Dove? Come? No. Ma no! Ma dov'è? È lì il bastardo. Che stronzo. Che figli di buona donna. Allora. Vabbè, scendiamo. Lui è lì. E va bene. E questo è fatto. Facciamo anche l'ultimo ormai. Ciao, sono di qua, eh. Ok. Eccolo. Ciao. Ciao, ciao. Che fai qui? Perché lavori con la Sentinel? E non prendermi per il culo. So tutto di te. Oh. E cos'è che pensi di sapere? So che non sei qui per aiutare la Sentinel. Quindi perché sei qui? Sono solo venuto a aiutare un vecchio amico. Credo che voi due vi conosciate già. Dalla Bolivia. Intendi? Senti, faresti meglio a parlare col nostro amico. Io sono qui per aiutare. Lui può darti tutte le informazioni che vuoi. Non posso comunicare fuori da Uroa. Ma sull'isola questo funziona. Servirà a mettervi in contatto e ti darà la sua ultima posizione. Ah, grazie dell'aiuto. Adesso vai. Tutta l'operazione va a puttane se qualcuno ci vede insieme. Ok. Ok. Abbiamo parlato con Victor Cost, che ci ha dato un... non so, credo una specie di telefono, cerca persone, un qualcosa, un radar... cerca sfere, non lo so, un qualcosa ci ha dato sicuro per parlare con un amico.
Adesso bisogna capire chi è questo amico. Questo amico in comune che abbiamo. Fatto sta che Sam Fisher. Che cazzo dici? Come Sam Fisher? No! Sam Fisher! Quello di Splinter Cell! Sam Fisher proprio lui? Non ci credo! Non ci credo! Sam Fisher! Wow! No, vabbè, ragazzi. Ok, siamo arrivati da Sam Fisher. Scendi, scendi, scendi. Voglio vederlo subito, voglio vederlo. Sicuramente sarà invecchiato un sacco. Visto che sono passati anni dall'ultima sua, tra virgolette, comparsa in un videogioco. Non ci credo. Sam Fisher. E adesso? Ok, bisogna andare su. Ok, consultiamo, visto che ci abbiamo un dato non esaminato. Sam stava spiando una stazione di rifornimento della Marina. Un passo di un soldato della Sentinel è sparito di essere stato rubato da Sam. Pare che sblocchi l'accesso a un bunker in questa base. Sam sarà già sul posto. Wow! Aiuta Sam nella sua missione. Andiamo subito allora. Andiamo, andiamo. Sì, vi lascio dietro, tanto poi vi ritrovo subito in macchina. Guarda quella che è salita al volo. Oh cazzo, ah. Ok, stiamo attenti perché wow, Sam Fisher, ragazzi, io ho passato una vita, letteralmente una vita a giocare a Tom Clancy's Splinter Cell. Una volta ero Matchwood, ma è stato molto tempo fa. Ora puoi chiamarmi Deep Blue. Ricevuto, Deep Blue. Non so cosa tu stia facendo su Aurora, ma voglio aiutarti. Il tuo aiuto è sempre ben accetto. Ti trovi su questa cazzo di isola? È un po' come in Bolivia, solo che fa più schifo. Parole sante. Vabbè, fantastico, ragazzi. Ma quanti sono? Bel colpo, capocosta. Ecco lo stile. Scansiono l'aria. Abbiamo compagnia, massima concentrazione. Sì, sì, avete compagnia, la mia compagnia, cosa che non avrete più nel giro di qualche secondo. Tranquillo. Può stare tranquillo. Contatto, a terra! Ok. Allora, dobbiamo salire su. Perfetto. Andiamo da Sam Fisher, incontriamo Sam Fisher. Dai, Sam, ti prego. Oddio, voglio vederlo, sono curiosissimo! Sono curiosissimo! Sembra che tu ci sappia ancora fare. Non hai perso colpi dalla Bolivia. Ma nemmeno tu. Qual è il piano? Coprimi le spalle, devo recuperare dei dati. Allora, che ci fa qui il leggendario Sam Fisher? Cerco un uomo chiamato lo Stratega. È collegato a diversi rapimenti in tutto il mondo, tutti specialisti militari. Non sappiamo cosa voglia, ma si trova su quest'isola. Se lo portassi davanti ai membri del congresso, potrebbero autorizzare un'invasione. Manderanno la cavalleria? Sì. Ma per ora siamo solo noi. Da un'occhiata. Midas. Figlio di puttana. Sei duro a morire, eh? Ora è meglio se ce ne andiamo. La Sentinel verrà a controllare chi ha fatto l'accesso da questo computer.
Oddio, quanto è invecchiato, raga. Che cazzo sta succedendo? Ma che cazzo? Eccone uno, laggiù. Che cazzo? No, vabbè, ragazzi, Sam Fisher. Contatto, abbiamo un contatto. Sam Fisher, ragazzi, Sam Fisher. Non uno qualsiasi, Sam Fisher. Leggendario, leggendario Sam Fisher, mamma mia. Vedo movimenti. Ok. Che dobbiamo fare? Con te, va bene. Copri Sam, segui Sam al veicolo. Va bene. Basta, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Sono ai tuoi ordini, Sam. Calpestami, ti prego. È una cosa di giornata. La torretta. A guidare ci penso io. Beh, no, ma che dici? Cazzo. Ma che fa? Sta succedendo? Cosa sta succedendo? Dai, veloce Sam, eh? Raccomando. No, Sam, non ti puoi già bloccare. Non puoi esserti già bloccato, no. Dicevo, mi sembrava strano, no? Che casino! Che casino! Che casino! Allora, dov'è l'elicottero? Eccolo! Ma non ci arrivo, troppo in alto! Non ci arrivo, è troppo in alto! Mamma, mi ha preso al volo! E che cos'è? Preso, preso, preso. Vai Sam, vai. Vai, un altro elicottero. Vai Sam, vai. Morti, vai, presi. Babom. Badabum, 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 cia cia. Che bello, che bello. Mi piacciono un sacco. A parte che mi piacciono un sacco queste missioni dove c'è un altro che guida e tu devi sparare a tutti quanti, li ammazzare come se fossero delle bestie. L'ho scoperto subito. Mano allo stratego. Pare lo stia usando per il suo progetto. E perché Midas è coinvolto in questa storia? Non è chiaro. So soltanto che lo stratega sta lavorando su un qualche nuovo sciame di droni. L'unica cosa che mi interessa è recuperare Midas. Ti aiuterò, ma lo stratega non è un mio obiettivo. Lo capisco. Farei lo stesso se si trattasse di uno dei miei uomini. Ok. Noi abbiamo come obiettivo Midas. Sam Fisher ha come obiettivo lo stratega. Abbiamo due obiettivi diversi, ma credo che in comune abbiano tanto. Quindi sicuramente ci aiuteremo l'uno con l'altro per trovare questi nostri obiettivi e ucciderli entrambi. Ok, posso scendere? Grazie, Sam. Sam? Alzati, Sam. Non così, mi dissocio. Mi dissocio, ragazzi, mi dissocio. Cosa ha in mente lo stratega? Perché vuole Midas? Mi piacerebbe saperlo, ma scommetto che lo stanno mettendo sotto torchio. Quel figlio di puttana la pagherà. La pagherà cara. Non preoccuparti, lo farà. Ma prima mi serve vivo e fuori dall'isola. Devo portarlo davanti alla giustizia. E come pensi di fare? Abbiamo provato ad atterrare con gli elicotteri. Uno sciame di droni ci ha abbattuti. Niente entra o esce. Ho un velivolo in attesa, pronto a raggiungermi. Scoprirò come superare quello sciame di droni. Ogni cosa ha un punto debole. Midas è in mano allo stratega e non posso eliminarlo da solo. Aiutami a catturarlo e ci porterà dal tuo uomo. Te lo prometto. Lavoro di squadra, eh? Perché no?
In Bolivia ha funzionato. So dove trovare nuove informazioni. Questa volta dovremo essere furtivi, quindi è arrivato il momento di imparare nuovi trucchi. Trucchi di Echelon. Quando sei pronto, vediamoci al punto di ritrovo, così possiamo iniziare. No! Non me lo sta dicendo veramente. Stato profondo, avventura, episodio 2. Continua a collaborare con Sam per liberare Midas dallo stratega. Non ho capito. Scusa, noi abbiamo l'episodio 1, giusto? Ok. E adesso, scusami, non ho capito. Cioè, abbiamo finito qua? Cioè, non mi fa continuare perché? Non mi fa continuare per quale motivo? Voglio capire. Non capisco. C'è qualquadra che non cosa. Non lo so. Allora, ragazzi, a quanto ho capito, quanto mi è sembrato di capire, per continuare l'episodio 2 bisogna acquistarlo. Questa cosa mi lascia veramente con l'amaro in bocca. Ora, sinceramente non lo so che cosa fare. Ho messo a seguire anche l'inizio dell'episodio 3, infatti dovremmo usare la radio per accedere alle nuove missioni, ma se anche questo episodio bisognerà sbloccarlo pagando, sinceramente questa cosa mi dà abbastanza fastidio, perché io il gioco l'ho comprato e pretendo di doverlo giocare tutto, no? Lieto di sentirla, signore. Ho visto i rapporti della tua attività su Aurora. Ben fatto. Il complotto si è indebolito, ma l'FSB ci ha informati che Stone si è schierato con un gruppo di ultranazionalisti russi. Hanno a disposizione delle armi chimiche. Crediamo che vogliano usare i droni per sferrare un attacco terroristico coordinato contro gli Stati Uniti. Milioni di americani potrebbero essere in pericolo. Dovrai smantellare questa nuova organizzazione eliminandone i membri che la comandano. Stone ha la massima priorità. Invio un elenco che contiene i bersagli importanti. La richiesta proviene dai piani alti, ma con il congresso e tutta l'attenzione rivolta su di noi, non possiamo inviare supporto. Ricevuto, signore. Non la deluderò. Contiamo su di te, Nomad. Buona fortuna. Ok, probabilmente queste missioni si potranno fare tranquillamente. Non lo so, non sto veramente capendo nulla. Non sto capendo nulla di quello che è successo, di quello che sta succedendo. Allora, neutralizza 9 bersagli per sbloccare 3 stone. Ok, qua ci sono nuovi... Vabbè, qua ci sono degli obiettivi. Ok, raggiungi il bivacco Broughton Channel. Nella provincia si trova a est. Questo bersaglio è Kraken, probabilmente uccidilo e ottieni 6 ricompense. Ok, va bene. Allora, penso che sia appunto proprio così. Questo qua, l'operazione scacco matto, credo che non si possa fare se non acquisto il pacchetto con queste missioni, e mi ha dato molto fastidio perché mi hai fatto incontrare Sam Fisher, che per chi ha sempre giocato ai giochi Ubisoft è stato sicuramente innamorato della serie Splinter Cell, come lo sono stato io, come sono stato con tutti i giochi di casa Ubisoft, e smorzarmi così quella sensazione di piacevolezza di aver rincontrato un vecchio personaggio che ho amato tantissimo mi spezza proprio in due, mi spezza proprio le gambe, cioè mi fa venire voglia di lasciarlo questo gioco, veramente, perché io pretendo di poterlo giocare tutto, non puoi lasciarmi così a metà. Quindi credo che questo episodio 3 credo no non voglio andare qui credo che questo episodio 3 credo che questo episodio 3 si possa fare tranquillamente, però
Quindi ragazzi, io per il momento chiudo l'episodio qui e vi do appuntamento a venerdì, sempre qui, sempre su Ghost Recon Breakpoint, con un po' di amarezza in più. E quindi noi ci vediamo lì. Ciao, ciao ragazzi!